Kaiserslautern, ancora una squadra tedesca, batte Sporting Lisbona per 2-0, dopo il risultato d'andata 1-1, Kaiserslautern qualificato. Siamo per assistere al primo gol realizzato da Bongarts su azione di calcio d'angolo. Avete visto il portiere dello Sporting Lisbona protestare col suo difensore che non gli ha passato la palla, ha preferito mettere oltre il fondo, quasi presentisse quello che stava per succedere, per succedere. Ed è il gol di Bongarts, 1-0 al 26esimo del primo tempo. Il secondo gol viene su calcio di rigore. Nel corso della ripresa al 18esimo rivediamo intanto il bello stacco di testa di Bongarts per il gol del 1-0 del Kaiserslautern, che l'anno scorso è stato protagonista a lungo al vertice del campionato tedesco. Viene su calcio di rigore concesso per questo atterramento ai danni di Wendt in piena area dello Sporting Lisbona. Le proteste sembrano piuttosto superflue, anche se Wendt sgomita un po', in effetti è l'avversario che lo cintura, lo strattona, lo mette a terra. Calcio di rigore che Neuss si incarica di trasformare per il definitivo 2-0 che qualifica il Kaiserslautern.